È stata grande tensione alla fine con gli altri interventi. È normale perché si sono create le situazioni che hanno messo in difficoltà la Corte con delle repliche che non vanno fatte, perché ritengo che quando si chiude il processo e il Presidente decreta la fine del processo, il processo è chiuso senza che replichino 100 altri avvocati. Quindi noi l'avevamo ritenuto chiuso e così doveva finire. Ecco, avvocato... Come? Che prevede per questo momento? Io prevedo che il Teramo faccia la Serie B nel 2015-2016. Il direttore dell'Ascoli Lovato è intervenuto parlando di questa aggiunta del medico nel corso della ricostruzione della giornata. Lei come valuta questo intervento del direttore generale Lovato? Intervenuto. In sala stampa, non in... Ah, vabbè. È una cosa molto grave ed offensiva, non so come si comporterà il medico, ma quello è un particolare insignificante. Voi che avete assistito al processo avete le idee chiare come noi. Oggi dobbiamo essere onesti, alla luce di tutto il processo, condannare Teramo ed anche Savona per responsabilità diretta, a mio avviso, significherebbe stravolgere l'andamento processuale. Per l'oggettiva penso che ho chiarito la situazione in maniera inequivocabile. Non è che l'ho battuto, ha battuto l'Ascoli su questo aspetto. Quindi è l'Ascoli che mi ha dato l'assist per poter intervenire. Io l'ho colto a volo e ho dato le dovute precisazioni. Per responsabilità oggettiva non si può retrocedere. Parlano la sentenza di 10 giorni fa, quindi non è che lo dico io. Lo dice una sentenza di 10 giorni fa. Quando la sentenza... Non hai sentito? Alla sentenza, questa è l'unica cosa, e tante altre che devi chiedere alla giudice.